Una rosa di candidati tutta abruzzese, un aspetto che ha voluto più volte rimarcare stamani il coordinatore regionale e senatore uscente Nazario Pagano nel corso della presentazione delle liste di Forza Italia. Alla Camera, con lo stesso Pagano capolista, vi sono poi l'imprenditrice di Crognaleto, Francesca Persia, il consigliere regionale del Movimento Federato Valore Abruzzo, Simone Angelosante, e il sindaco di Palombaro, Consuelo Di Martino. Nel listino del Senato capolista il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, seguito dalla consigliere comunale dell'Aquila Maria Luisa Ianni e dall'assessore regionale Daniele Damario. Era la squadra che io avevo in mente, quella che poi sono riuscito, in accordo con il coordinamento nazionale del mio partito, a mettere in campo. Non abbiamo dei paracadutati, abbiamo gente che fa politica sul territorio da tanti anni e pensiamo che possa rappresentare una vera garanzia e una prospettiva di speranza di crescita per tutta la regione in Parlamento. Io penso che gli abruzzesi questo lo capiranno e fanno di tutto per mandarci in Parlamento. Gente che conosce il territorio, e io penso che questo sia una garanzia per chi deve votare per noi, perché quando si vota per le elezioni politiche non si vota solo per il simbolo, ma si deve assolutamente tornare a votare anche per le persone. In Abruzzo Forza Italia punta a mandare i due capilista in Parlamento. Tra i moderati azzurri si respira rinnovato entusiasmo per una campagna elettorale che, secondo il candidato al Senato Sospiri, porterà a una importante performance. Forza Italia è su percentuali superiori alla media nazionale del partito. Forza Italia sarà la seconda forza del centrodestra e la terza in Abruzzo certamente. Il mantenimento della nostra rete sanitaria, tra virgolette, minore dipende dalla modifica corretta di un DM nazionale, si chiama DM70, non è pensabile che la terza corsia delle nostre autostrade termini con le Marche, non è pensabile che non si possa discutere di un tracciato corretto e complessivo della Pescara-Roma, ferrovia, pensi al problema delle autostrade A24 e A25 e al tema dei tribunali che dovrebbero chiudere, e questo non deve avvenire. Cioè, le ho fatto alcuni esempi di situazioni che in un Parlamento così ristretto dei parlamentari preparati e molto convinti delle proprie ragioni possono aiutare la regione a risolvere.